Come accarezzare un uomo per farlo innamorare? Allora, devo dirti una cosa fondamentale. Molte donne si preoccupano come scopare con un uomo per farlo innamorare. Ebbene, care amiche, devo deludervi, care malgascione, perché se voi fate quello con un uomo, magari anche bene perché vi impegnate, insomma, a trastullare, diciamo, il cicciobello in tutti i modi, però lui, l'uomo, non si innamorerà di voi. Quando, diciamo, avrà il suo piacere, potrebbe sentire innato il desiderio che voi, paf, spariste, cioè che vi levaste dai coglioni fondamentalmente, perché non, gli uomini non si innamorano facendo, quindi per quanto tu lo faccia bene, certo, poi ovvio che se lo fai bene è sempre meglio, perché magari poi dopo un po' gli viene nuova voglia, ma lì per lì non è quello che fa innamorare, insomma, anzi rischieresti di finire in quella che si chiama tromba amicizia. Se ti va bene di fare la tromba amica, allora esercitati sul farlo bene. L'innamoramento viene mediato da un neurotrasmettitore che si chiama ossitocina, che nelle donne viene, diciamo, sviluppato attraverso prevalentemente la sessualità, cioè fare sesso per una donna gli produce ossitocina. Per questo che molte donne facendolo tendono un po' di più a innamorarsi. Poi non è detto che si innamorano, però diciamo è più probabile. Mentre in un uomo assolutamente no, fare sesso è semplicemente, anzi, una volta che il piacere viene provato, non c'è più niente da fare, cioè si perde proprio l'ossitocina. Quindi un uomo si può innamorare desiderando di fare l'amore se sapientemente riesce a gestirlo, ma soprattutto l'ossitocina viene prodotta attraverso le carezze, l'accarezzamento. E quindi è molto importante imparare, diciamo, a generare quella chimica emotiva attraverso l'accarezzamento. Intanto, ovviamente, per prima cosa devi comunicare fondamentalmente, e quindi la comunicazione deve essere tale che non devi farti vedere malgacozza, non devi farti vedere bisognosa, non devi farti vedere, diciamo, lì pronta, ti voglio, ti adoro, ti desidero, ti adoro, dove sei? Dove sei? Vediamoci. Perché le malgascione che fanno in questo modo non seducono. Mentre invece devi dimostrare la tua autenticità, che è un'attrattiva femminile fondamentale, donna sicura di te, anche magari sia piccante che cuciniera, ecco, questo perché, sai, detto donna cuciniera prendila per mogliera, donna piccante prendila per amante, tu devi gestire questo connubio, però non che fai le cose fisicamente. Tra l'altro devi rispettare anche il suo spazio personale, cioè non devi stare lì a rompere i maroni, non devi stare lì a cercare, non devi stare lì a tampinare. È molto importante quando conosci un uomo il contatto visivo, ovviamente, ma in generale, mentre ti parla, mantenere il contatto visivo, questo crea un senso di intimità, di connessione. Il sorriso, sincero è molto importante, l'aspetto fisico curato, prenditi cura di te stessa, mai apparire come mignottone da corsa, ma come donna femminile, donna empatica, farlo parlare, fargli tirare fuori le emozioni. E poi il contatto fisico può avvenire già, diciamo, durante una conversazione, attraverso accarezzamenti leggeri e naturali, non mentre parli, una mano sulla spalla, con la scusa, che ne so, gli appoggi una mano sulle spalle, magari ti avvicini un pochettino, vari la prossemica, ti avvicini di lato con la scusa, non so, di fargli leggere un libro o qualcosa, ti appoggi un attimino su di lui, poi ti allontani. Insomma, giochi un attimino col tuo corpo e anche quando ci sarà poi un'intimità, se tu fai così lui ti inviterà ad uscire, eccetera, eccetera, quello che dovrai fare è non arrivare al sesso, ma fermarti alle coccole, carezze coccole senza, pensa a te, produrre orgasmi.
Perché l'orgasmo è un, per il maschio rappresenta una, diciamo, perdita di energia, di coinvolgimento. Invece ti inventi delle scuse, di no, ma io per farlo devo provare delle emozioni, devo provare delle emozioni forti, non dirgli devo fidanzarmi, devo fare. No, la cosa che ti suggerisco è dire devo provare delle emozioni. E poi, diciamo, magari in qualunque ambiente, ovviamente è molto meglio mai in macchina al parcheggio del cimitero. Molto meglio magari se una volta lo inviti a casa tua, perché non devi mai andare nella tana del lupo, gli prepari magari una cena, una cenetta fatta bene. Ovvio che non deve fare sesso, quello che può arrivare appunto a degli accarezzamenti delicati, gli puoi fare un massaggio, gli dici che hai imparato a fare shiatsu sulla schiena eccetera eccetera, ma poi il sesso o l'orgasmo, cioè il suo coso, devi lasciarlo tranquillo, non devi assolutamente sfiorarlo. Le altre parti del corpo invece sì, in modo leggero, delicato, accarezzamenti leggeri e naturali, e questo gli genererà ossitocina e quindi tenderà a svilupparlo, come a percepirlo come innamoramento, e anche il fatto che tu ne negherai di fatto il possesso, perché non gliela darai, questo è un punto fondamentale, tu non gliela darai, quindi gli negherai il possesso, e questo andrà a stimolare il desiderio e lo porterà a cercarti molto di più. A questo punto, quando ti cerca, dovrai imparare a mettere dei vincoli. I vincoli sono delle condizioni che dovrai mettergli per poterti vedere, cioè non è che tu devi essere subito disponibile. Tieni presente che vale un po' la regola che più investe più tenderà a coinvolgersi, cioè più tenderà a fare delle cose per te, a investire per te, più si coinvolgerà. Quindi è ovvio che se ti porta da Ciccio Giropizza 5 euro o da Mohammed il kebabaro, beh, investirà poco su di te, insomma. Se invece ti porterà già in un bel ristorante, ti porterà in un bel locale, ti porterà in un bel posto, beh, le cose cambiano, no? Farà già un investimento su di te. E se ti vede, come dire, al giovedì sera al parcheggio del cimitero, è ovvio che non farà nessun investimento, poi gliela darai, sparirà come nebbia al sole. Se invece insomma si impegnerà a fare delle cose con te e senza neanche averla, perché tu non gliela darai, ma andrai appunto a limitarti a massaggi, a cose così, leggeri, sempre delicati, ma non è che devi rompergli il muscolo. Tutte le carezze, le coccole, queste sono ciò che stimolano ossitocina. Quindi agisci in questo modo e vedrai che lo farai innamorare. Seguimi su tutti i canali YouTube.